Stiamo salendo sulla cima di Monte Marrone, è veramente emozionante, qui c'era ghiaccio, neve nel marzo e nell'aprile del 44, quando gli alpini hanno preso il monte. Oggi parliamo della battaglia finale di Cassino. Quello che è conosciuto come la battaglia o lo scontro di Cassino, in effetti sono state quattro grosse battaglie, combattute tra il gennaio e il maggio del 44. Il contingente italiano viene inviato in prima linea sulla destra di Cassino nei giorni in cui l'abbazia di Cassino viene distrutta dal bombardamento aereo alleato nella convinzione che ospitasse truppe tedesche. Il paesaggio della linea Gustav quando mio nonno arriva è il paesaggio di un fronte della prima guerra mondiale. Ci sono trincee ovunque, fili spinati, campi minati, la natura è distrutta, è una valle di fango praticamente, dove gli alleati sono letteralmente impantanati. Che l'unico modo di sfondare la linea Gustav è di escogitare un piano molto ambizioso che la colpisca su un settore molto lungo, perché gli attacchi mirati solo su certi settori erano stati respinti troppo facilmente dai tedeschi. E quindi iniziano a prepararsi per quella che poi diventerà l'operazione Diadema. L'inizio o una delle fasi di preparazione dell'operazione Diadema è la conquista di Monte Marrone, una delle montagne più importanti sulla destra di Cassino. L'ultimo giorno di marzo del 44, dopo aver stabilito il piano con gli alleati, il generale Utili manda all'attacco gli alpini del battaglione Piemonte, che scalano durante la notte il monte e ne conquistano la vetta. Cominciamo l'ascesa per Monte Marrone, che è qua dietro di me. E qui, dove sto camminando, praticamente passava la linea del fronte. È stato scalato dagli alpini il 31 marzo, la notte del 31 marzo, nel buio più completo. Si sono trascinati su a braccia anche un cannone smontato. Si stabiliscono lì in difesa, stabilendo una linea molto fragile, perché la cima di Monte Marrone praticamente ha un bosco davanti e uno strapiombo di rocce dietro, che appunto gli alpini avevano scalato durante la notte con un'impresa veramente impressionante. In quei giorni mio nonno, che era stato un mese e mezzo circa a riposo nella cittadina di Fornelli, viene rimandato al fronte. Il 9 di aprile è Pasqua. Pasqua del 44, il generale Utili sale su Monte Marrone per passare il giorno di Pasqua con gli alpini che sono a guardia della cima. E li invita a stare attenti perché intuisce che i tedeschi possano approfittare dei festeggiamenti per lanciare un contrattacco vero e proprio. Ed effettivamente questo accade. Mio nonno mi ha raccontato, a quel punto aveva sentito gli alpini cantare durante la notte, aveva sentito quindi le loro voci riempire le valli intorno e aveva pensato anche lui che i tedeschi ne avrebbero approfittato. Così è stato, verso le 3 del mattino sono arrivati e lì di fatto c'è stata per un paio d'ore una mischia tra tedeschi e alpini del battaglione del Piemonte. Gli alpini però sono riusciti a resistere. Questa è la cima di Monte Marrone, presa dagli alpini il 31 marzo del 44. I tedeschi hanno cercato di recuperarlo più volte, non ci sono mai riusciti. Mio nonno ha respinto due contrattacchi qui. Il cannone italiano, quello che gli alpini avevano smontato a valle e portato su a braccia praticamente, era sistemato lungo la sella. Ecco. Quindi durante i contrattacchi tedeschi praticamente il cannone che era lì in mezzo sparava ad alzo zero sui tedeschi che venivano da qui, da Montemare e dal bosco sulla sinistra, perché puntavano soprattutto sulla cima più alta.
tedeschi sono stati respinti, Monte Marrone è rimasto in mani italiane e questo è stato un tassello importante nella preparazione dell'operazione Diadema, di sfondamento della linea Augusta, perché era uno dei monti che proteggeva di fianco destro di quella che sarebbe stata la grossa offensiva alleata su Cassino e su tutto il fronte da lì fino al Tirreno. Dopo qualche settimana gli alpini vengono fatti scendere da Monte Marrone e i bersaglieri di mio nonno li rimpiazzano, quindi prendono il loro posto sulla cresta che per 2 volte i tedeschi cercano di riprendere e non ci riescono. Quindi lì ha avuto proprio stato sotto il fuoco. Lì è stato proprio sotto il fuoco, già precedentemente in realtà aveva partecipato a delle scaramucce quando era di pattuglia con reparti tedeschi dall'altra parte del fronte e in una di queste missioni di pattuglia aveva perso il suo attendente che l'aveva seguito dall'inizio della guerra e che è saltato su una mina. Tutta la linea Augusta era anche un grandissimo campo minato. Fermando questi contrattacchi su Monte Marrone, gli italiani tengono saldo il fianco destro della grande avanzata alleata. L'operazione Diadema viene lanciata qui nel maggio del 44 e fondamentalmente ha successo perché dopo un enorme bombardamento di artiglieria e 3 giorni di scontri in cui i tedeschi non mollano, i francesi riescono a sfondare nel loro settore che è quello dei Monti Aurunci, vicino al Tirreno. Quando i francesi sfondano lì, i tedeschi iniziano a ritirarsi e a quel punto lì Kesselring si rende conto che la partita è persa. A quel punto il contingente polacco, sotto il quale il primo raggruppamento motorizzato era stato spostato, riesce finalmente a conquistare l'abbazia di Monte Cassino e la trova vuota di fatto. A quel punto inizia una grossa manovra di ritiro, di retroguardia dell'esercito tedesco, condotta benissimo, perché di fatto Kesselring riesce a salvare il grosso delle sue armate, manovra di ritiro tedesco che peraltro ha successo anche perché le forze americane sbarcate ad Anzio, quando grazie alla grande offensiva sulla linea Augusta riescono a uscire dalla situazione in cui erano, invece che tagliare la strada della ritirata ai tedeschi, quindi puntare verso l'interno praticamente dell'Italia, girano verso sinistra e vanno subito a nord per entrare dentro Roma il più Ah rapidamente sì, dove poi si possibile. vede quella scena dove entrano. Esatto. Hanno preferito la propaganda all'efficienza militare. Praticamente è andata così. E il grande responsabile, che ha avuto i suoi meriti ovviamente, però in questo caso diciamo che il grande responsabile di questa scelta strategica che non è stata delle più felici è stato il generale Clark, comandante delle forze americane, che era a un certo punto quasi ossessionato non solo dal suo desiderio di conquistare Roma, ma di non farla prendere agli inglesi. E quindi si tuffa su Roma. Gli americani entrano in Roma trovandola vuota perché i tedeschi si stavano ritirando e negli ultimi giorni finalmente avevano riconosciuto lo stato di Roma come città aperta. Il 5 di giugno Clark raggiunge sulla sua Jeep il Campidoglio. Adesso che mi ricordi, sai perché? Sì. Adesso mi hai detto il 5 di giugno, secondo me l'aveva fatto per anticipare lo sbarco sul D-Day, perché... Esatto, lui infatti era stato informato ovviamente da settimane dei piani di invasione della Normandia, sapeva che ormai era imminente quello sbarco e quindi si rendeva conto che ormai il tempo stava scadendo per poter registrare quella vittoria e ce la fa per 24 ore. Su quella scelta ha a che fare con l'opportunità di gettarsi su Roma di fatto per registrare una vittoria di propaganda, quando sarebbe stato più utile cercare di Sì, di chiudere completamente. chiudere i tedeschi e probabilmente chiudere la guerra in Italia molto prima. Dopodiché, dal giorno dopo, dal 6 giugno del 44, l'Italia diventa anche per i giornali, le radio, eccetera, un fronte secondario. This is London. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France.
L'avanzata italiana si era conclusa alla fine di maggio con la cattura della cittadina di Picinisco, praticamente alla fine delle Mainarde, e poi vengono spostati. Di fatto però ricevono un riconoscimento lo stesso, perché già nell'aprile del 44 l'unità italiana aveva cambiato nome, non si chiamava più primo raggruppamento motorizzato, ma era stata autorizzata dagli alleati a chiamarsi Corpo Italiano di Liberazione. E quindi mio nonno quindi viene spostato insieme agli altri all'inizio di giugno del 44 nel settore di Lanciano, quindi sul versante adriatico, dopo praticamente notti insonni, perché l'offensiva di Adema, che aveva sfondato la linea Augusta, era durata vari giorni, qui praticamente c'è stato un combattimento incessante. Una volta che la linea è stata sfondata, hanno iniziato a seguire l'avanzata alleata, arrivando appunto fino a Picinisco, a piedi lungo le Mainarde per tre giorni. Mio nonno mi raccontava che era arrivato alla fine di questo grande scontro completamente esausto, senza aver dormito per molti giorni. E proprio in quei giorni mia nonna gli ha spedito una delle sue lettere, che ho ritrovato, con una fotografia in cui in qualche modo gli dice che continua sempre a pensarlo. La data di questa lettera è proprio dei giorni dell'operazione di Adema, quindi mio nonno deve averla ricevuta dopo, alla fine di quello scontro, perché ovviamente nel mentre della battaglia la posta non veniva consegnata. Ecco, mia nonna gli ha scritto, molto probabilmente senza saperlo, ma in uno dei momenti più difficili dell'esperienza di guerra di mio nonno. Gli italiani a quel punto avevano perso già centinaia di uomini dai primi giorni di Montelungo, uno di questi era l'attendente di mio nonno, e invece lui riesce a raggiungere sano e salvo quello che diventerà poi, tra il giugno e l'agosto del 44, il suo nuovo teatro di operazioni, e quindi le Marche. Tu sei stato anche a Cassino? Io sì, sono stato quest'estate, ho fatto una lunga passeggiata tra Monte Marrone e Monte Mare. È stata una bellissima esperienza. Area questa che oggi è colma di cimiteri militari, ci sono dei musei, quindi ho visitato anche diversi di questi cimiteri, ce n'è uno polacco molto grande dietro l'abbazia di Monte Cassino. Questa è la tomba del generale Anders, che guidava il contingente polacco, presso il quale gli italiani erano stati inseriti per una buona parte della battaglia di Cassino. Il generale Anders è morto a Londra, ma è stato sepolto qui con i suoi uomini. Era stato arrestato dai sovietici dopo l'invasione della Polonia, torturato e poi rilasciato quando i tedeschi hanno invaso la Russia. Tramite il Medio Oriente era riuscito, con un ricostituito esercito, a raggiungere l'Italia, dove poi ha combattuto. E qui alle mie spalle c'è l'abbazia di Monte Cassino. Questo è il cimitero del Commonwealth a Cassino, ed è veramente molto toccante, perché quasi ogni tomba ha una dedica personale da parte della famiglia. Poi ce n'è uno tedesco, e invece su Montelungo c'è il cimitero militare italiano, dove è seppellito anche il generale Utili, che ha guidato gli italiani fino alla fine della guerra. Lui è morto dopo la guerra, non è stato ucciso in conflitto, però poi è stato seppellito alla testa dei suoi uomini lì nel cimitero. Prossimo episodio parleremo dell'avanzata degli alleati sul settore adriatico, e quindi seguiremo il contingente italiano di fatto fino all'arrivo sulla linea gotica, che è stato l'ultimo grosso ostacolo alla liberazione dell'Italia da parte degli alleati.